Ecco, Milano quest'estate però ha dovuto far fronte alla consueta emergenza dell'immigrazione. Lei è intervenuto abbastanza criticamente, no, nei confronti di questa gestione da parte del comune, perché? Ma perché siamo di fronte alla solita manfrina, cioè qualcuno che dice che Roma non deve spedirli, poi alla fine abbassa la testa e noi ci riempiamo di immigrati che oltretutto vengono smistati dal sud e sanno di arrivare qui e qui diventa un punto di snodo per tutta Europa. Il risultato finale è che non si spostano da qui perché negli altri paesi non li accettano se non vengono fatte le consuete situazioni di riconoscimento e tutto il resto. Cioè è una favola, ormai il business anche a Milano è un business, l'immigrazione è un business anche a Milano. Lei ha detto no anche ad ospitare, ad accogliere queste persone nella caserma Montella. Ma questo io credo che martedì adesso il segretario federale farà una presenza forte che vuole essere simbolica ma che vuole essere di vicinanza con i cittadini milanesi. Non è che oggi bisogna sguarnire il territorio per regalare terreni e palazzi e situazioni costruite dai lombardi a immigrati che per la maggior parte sono clandestini. Un'ultima domanda, ieri c'è stato questo accordo con la Libia proprio per gestire l'immigrazione e per contrastare quella clandestina, ha fiducia in questo accordo? Io guardi Renzi, ormai sono così tanto abituato a sentire raccontare delle balle dalla mattina alla sera che vorrò vedere effettivamente cosa vuol dire un accordo fatto con la Libia.